siamo alla chitarra battente. Abbiamo un chitarrista laureato col massimo dei voti e lode in chitarra classica al Conservatorio Francesco Cilia di Reggio Calabria, vincitore di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali come quello del 2013, il miglior musicista emergente, una delle più prestigiose competizioni d'Europa, dove lo stesso Mogol era presidente di giuria. Alessandro si colloca al quarto posto. Primo posto, bene, errore di trascrizione, mi è arrivato benissimo, mi era arrivato il quarto, che l'avevo detto. È uno dei pochi giovani che riceve il riconoscimento Siamo Giovani del Sud, Suoni e Giovani del Sud, per le realtà più significative del sud d'Italia. Le sue esibizioni e concerti in tantissimi luoghi e palchi di rilievo nazionale ed internazionale. Ovviamente invito voi all'ascolto e lui alla chitarra battente. A voi Alessandro Santa Caterina. Sei pronto? Va bene, noi li ringraziamo lo stesso per la pazienza, per l'attesa, perché ne vale la pena, dai. Coraggio, Alessandro Santa Caterina. Canarios, Gaspar Sanz, anno 1674. Thank you.
Allora, il prossimo pezzo è un po', diciamo, tra virgolette, bizzarro, nel senso che è una musica che non sempre è di facile ascolto, ed è un brano di musica sperimentale, che per definizione è quel tipo di musica il cui risultato finale non può essere previsto, o può essere previsto in minima parte. Diciamo, è una delle correnti degli anni 50 che si afferma tra i musicisti d'avanguardia, da cui sono sfoggiate altre sottocorrenti, e una è questa qui. Oltre alla chitarra, come vi ho già detto all'inizio, la vedete, questa bancarella che ho intorno serve per coinvolgere altri tipi di suoni e altri tipi di elementi che non sono nati per fare musica. Questo pezzo si chiama Aria e Danza, e mi limiterò a dirvi che è fatto per chitarra, per una chitarra lapsteel, una chitarra hawaiana, tipica delle isole Hawaii, in cui si usa proprio per il country, una busta di plastica, un archetto ricavato da un manico di scopa, e per ultimo, non per importanza, questa qui. Questa è una delle ventole che si trova generalmente dentro i computer. È nata per tutto, appunto, tranne che per fare musica. Ci ho fatto un circuito di corrente per farla girare, ora vi farò vedere a che cosa serve. E adesso arriverà la voce di una persona che ci dirà qualcosa, però non si capirà cosa. Adesso mi limiterò semplicemente a suonare il pezzo. Una volta concluso, vi spiegherò che cosa è successo. And
Comunque, come vi dicevo, adesso vi spiego che cosa avete sentito. Io non sono un autore, non scrivo testi, perché non ne sarei nemmeno capace. Quindi facendo musica per soli strumenti devo trovare il modo di farmi capire. Poi il fatto di avere tutte queste cose intorno, le possibilità di combinazioni sono infinitesimali, quindi devo per forza trovare una direzione verso cui andare, per raccontare qualcosa, perché comunque la musica deve avere un contenuto, deve raccontare qualcosa, se no è vuota. E penso che voi non abbiate bisogno di cose vuote, specialmente in questo periodo. Praticamente questa musica è stata fatta per trattare una tematica che fa tutto tranne che ridere, che è il tema della violenza. Detto così sembra strano, come può trattare di violenza? Ve lo dico subito. Tempo fa, qualche anno fa, appresi tramite il telegiornale che una mia coetanea, all'epoca 25 anni, come me, ha commesso l'errore di amare la persona sbagliata. Una persona estremamente gelosa, una persona possessiva, impulsiva, che non controllava i suoi impeti, i suoi scatti d'ira. E dopo averla consumata poco per volta, annullata poco per volta, un giorno in un impeto di rabbia lei rimane uccisa. Io la sua storia non la conosco. Sappiamo che però quando si muore si diventa polvere. Io ho pensato, perché non la facciamo diventare suoni a lei? Così ho cercato di rappresentare, di fare una traslazione, una proiezione di quello che è la figura di questa persona attraverso questi suoni che avete sentito, che sono la voce, questa qui, la voce, il battito e il movimento, inteso come danza. La voce che sentivate diceva non mi toccare, o meglio, è la voce di una persona straziata ma non arrabbiata, perché ormai è finita, non c'è più niente da dire, e dice non mi toccare, non mi rovinare ancora, e dopodiché tutto il resto. Io amo il fatto di alcune teorie, tipo i tipiche, per esempio, di Maurizio Kagel, un compositore argentino, che dice che la musica di oggi ha bisogno anche di essere guardata oltre che ascoltata, e io in virtù di questo ho scelto un oggetto che meglio potesse rappresentare come ci si può essere trattati, come ci si può diventare ad amare una persona sbagliata, uno straccio. Questo andamento ritmico, ta 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 ta, l'ho preso dall'antico rito ritmico barocco, dove diceva che la grazia e la femminilità erano rappresentati da questo ritmico ritmo. Infatti è lei a narrarci la sua storia, io sono soltanto, un ambasciatore. E per ultima la danza intesa come catarsi, come liberazione probabilmente da un mondo che non la meritava, sperando che adesso abbia trovato pace, soprattutto qualcuno che le voglia bene. Questa era Aria Danza. Ora un secondo che cambia accordatura. Jailbreak, è un pochino con una tematica un po' più allegra ed è un'improvvisazione.